credito con Equitalia? Dall'anno prossimo potrete rottamare le cartelle ricevute tra il 2000 e il 2015. Questo significa che sulla somma che dovete al fisco non ci pagherete più le sanzioni e gli interessi di mora, ma dovrete versare gli interessi per il tardato pagamento, le spese di riscossione e di notifica. Marco, ad esempio, ha un debito di 1000 euro che dopo 3 anni è diventato di oltre 1560. Ha chiesto di saldarlo in 60 rate, quindi in 5 anni. Rottamando la sua cartella, invece, pagherebbe circa 1185 euro. Ai 1000 iniziali si aggiungono 120 di interessi, 60 di spese di riscossione e 588 di notifica. Risparmierebbe 375 euro, ma dovrebbe sbrigarsi a pagare. Da quando Equitalia accoglierà la sua domanda, ad aprile 2017, avrà meno di 8 mesi per saldare 3 delle 4 rate previste e se non pagherà o pagherà in ritardo perderà ogni diritto. E per le multe che Marco ha accumulato? Se le rottamasse pagherebbe la sanzione e non gli interessi, ma solo se il comune di competenza si appoggia ad Equitalia, altrimenti niente sconti.